se ci sono iniziative che meritano di essere prese in considerazione, da qualunque parte vengono, immagino che il nostro gruppo sarà disponibile a valutarle. Solo una precisazione, ringrazio il consigliere Maggiori per gli apprezzamenti sul programma. Non deve pensare, consigliere Maggiori, che qua si vuole dare adito a più centri anziani. Se lui si riferisce, diamo un nome, all'Agenzia Nella e a chi amministra Fanzoni Francesca, il fatto di voler creare un altro centro anziani non è vero, è un'associazione che va avanti da tempo, si riunisce in giorni diversi quando è aperto il centro anziani, se vogliamo dare un nome a quello di Orsino Inferiore, centro anziani che ben venga, anche se ci sta dando dei problemi sugli ultimi lavori fatti, però ecco, assolutamente non vuole essere un altro centro anziani. Per quanto riguarda invece i lavori fatti, i lavori preventivati su cui avete ottenuto il finanziamento, l'amministrazione è convinta di portarli a casa, anche perché laddove ci sono soldi che arrivano al 90% poi dagli enti comprensoriali o comunque da istituzioni che sono al di là del Comune di Osimo, li vengano, anzi non è perché se li avete fatti voi noi non li facciamo. E anzi devo dire e ringraziare il consigliere Zella Girolamo che in settimana mi ha parlato anche del progetto della Valle della Sistemazione d'Inferno, progetto che purtroppo ha questo problema sulla quota parte dell'IVA per l'effettuazione dei lavori e che stiamo cercando di risolvere. Anzi, mi chiedo come mai siamo così in ritardo a trovare questi soldi, visto che bisogna dare immediatamente l'avvio ai lavori e anche perché la gara è già stata fatta. Dunque sicuramente l'amministrazione procede su quelle che erano state le vostre direttive. A mio modo dovevano essere fatte prima, però prendiamo atto e faremo di tutto per portarla avanti. Su quel lavoro lì, il rallentamento è stato solo perché si aspettava la risposta della Montana sul discorso del finanziamento anche della vita, non per altre cose assolutamente. Perché il lavoro lì è stato fatto per il finanziamento, è stato assaltato già, non abbiamo fatto aver fatto la gara. No, gara sì, l'ha fatta. Sì, insomma sono cose che fa segretario. Abbiamo aspettato a partire i lavori appunto perché c'era in ballo la richiesta fatta alla Fonda Montana per il discorso di finanziamento anche da parte di un potenziale di libro, perché se finanziamo anche quello e noi siamo già partiti non ci danno più, perché abbiamo tentato, adesso non so se quella cosa andava anche o meno, ma però è tutto quello che bisogna fare l'intervento, non so, c'è tempo a quello per farlo, più o meno. C'è poi un'opera che dovrebbe essere effettuata direttamente dal consorzio forestale, per cui era prevista una conferenza di servizio presso il Comune di Lozzi e poi inviata per ragioni. Ecco, anche lì la strada è quella che è la parte che viene fino a te, fino a Rossi, che passa sotto la vecchia funicolare di scarico di minerali della Valle di Scarpa, e dovrebbe essere finanziata al 100% dal consorzio forestale o probabilmente con un intervento per quota di due comuni nel caso ci fosse la finanziamento. Ma una delle tre strade che tiene ovviamente la rete tra i punti prossimo a Ozio prima del rifacimento di quello verso per si chiama e comunque andrebbe a valorizzare e a migliorare la comunicazione nel territorio di Ozio e di Ozio che si presterebbe a un collegamento pedonale, ciclistico, per il trekking, quindi questa è una cosa che sicuramente si dovrebbe avere già informato di questo, o forse avrebbe fatto qualche esempio, però è una cosa che si utilizza anche lì, con finanziamenti esterni che migliorano le strutture. Se non vi sono altri interventi, poniamo in votazione.
Allora, presentazione del Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Favorevoli? 10. Assenuti e contrari? Nell'amministrazione i fatti che contano sono i voti che si danno sul mandato. Questo non debba verificare che se durante l'opinione ogni volta suscitiamo l'ira di qualche cosa solo, perché queste sono le opinioni che vengono da momenti, da loro atto, però alla fine sono quelli di votare un programma redatto da un'istituzione. Allora, è chiaro che questo voto oggi viene dato come investimento sul sindaco, sulla sua giunta e la squadra della speranza che poi con il fatto che loro realizzino. È evidente che quando ciò si non verificasse dovremo ancora fare qualche critica perché suggerimento per capire cos'è che c'è di diverso nella vostra lettura di fatti o per poter chiedere la vostra no? Allora, quando si sottolinea che entrare interne c'è di velocità, no? Sono state abbandonate in 25 anni, credo che la riserva non è fatta a noi, ma alle comunità che vive la montagna che avevano assunto il compito di fare le manutenzioni superficiali. Se lo comunicano sulle carte, è chiaro che noi, per quanto ci riguarda, abbiamo fatto le comunicazioni e avendo verificato che i cittadini non fanno, mi pare che sia utilizzato e forse più. Sottolineo gli stabiliti, non abbiamo visto. Quello che voglio che a me passo strano è che prima delle elezioni questi stradini non pulivano le strade, adesso, dopo le elezioni, si sono scoperti molti apparati a pulire terra, strade, sarà un caso, o sarà pure il carino del sino che è indotto a fare quel lavoro che non faceva. A noi pare, l'abbiamo dichiarato più volte, che il nostro personale è un personale serio, che lavora, che si presta e risponde anche fuori dall'ambito normale del lavoro. Forse adesso ha messo le ali perché questa giunta li ha portati a fare più lavoro che non ha fatto prima, magari per documentare puntualmente che c'erano delle situazioni di disordine, come avevo da dire, che lui aveva da fare strade anche adesso. Quindi saranno interventi che hanno per obiettivo di tutti i giorni. Ha lasciato quelle cose non fatte, le ha fotografate, le ha fatto la documentazione per fare tutta questa montatura, questa campagna elettorale, perché poi, siccome è finita, non ne parliamo più. Ha detto il sindaco prima, il sindaco ex. Si è dispiacere, non per aver perso le cose. C'è, ovviamente c'è quello che non è una cosa importante, mi spiace solo chi ha perso, però è il modo in cui si è indotta la gente a farsi delle condizioni che non erano coerenti e non rispettavano le decisioni della risoluzione e quindi si è fatto un po' di confusione, non si è usato un metodo di confronto sui programmi, ma sulle chiacchiere, sulle istituzioni, per il selezionante sul punto, eccetera, eccetera, ma questo è la campagna qua, chi l'ha fatta? L'ha fatta per vincere e si può una vita una famiglia di campo. Anche se a noi pare poter dire che non sempre è stata una campagna elettorale leale, no? Fate di proposte di lavoro, di programmi, ma fatta più che altro per cercare di discreditare
fare le cose per tutti, vuol dire fare delle cose utili per tutti. E pensare di poter avere un linguaggio, una trasparenza, uguaglianza, senza privilegi, noi riteniamo che non abbiamo avuto atteggiamenti di favoritismo di 50 anni. Però ovviamente dire questo vuol dire che ci sono stati, serve per dire quali, perché se no dovrebbe sempre dire io ho chiesto qualcosa che Tizio ha fatta, devo dire una famiglia che io non l'ho potuto fare perché allora sono del miserio. Era un linguaggio sempre generico, terrizio, insinuante, eccetera, vuol dire non essere leali, non essere forti. Quindi il foro produzione va bene, ma forse il ministro bisogna farsi carico di testimoniare che è un foro produttivo, ma ci sono eventi, ci sono danni, perché questo paese, se finché credo su risorse, ma se è necessario, come è necessario, da un punto di vista, trovare interessi esterni e forse risorse per fare cose che mettono in condivise, ma senza risorse esterne di ricchezza, di capacità che si insegnano oggi, che investono oggi, credo che oggi non potrà fare grandi evoluzioni del progresso e il taglio non passerà un'altra, tocchi in faccia cose del genere, perché lo sviluppo è fatto di cose che rimangono, non di sulla conquista, non di bisogno di feste, che le feste facciamo noi personalmente, ma anche la gente, una politica, e non è un compito preciso.